viviamo un periodo un po' strano. Sì, delle volte ci sembra che tutta questa bellezza non ci sia. Però resistiamo. D'altronde vince chi osa. E un giorno saremo liberi tutti. Ricordo un brano di Charlie Chaplin. La vita è troppo bella. Vivi. Ho perdonato errori quasi imperdonabili. Ho cercato di sostituire persone insostituibili e di dimenticare persone indimenticabili. Ho agito d'impulso. Sono rimasta delusa da alcune persone, però anche io ne ho deluso alcune. Ho abbracciato per proteggere, ho riso quando non si poteva farlo. Mi sono fatta amici per l'eternità. Ho amato e sono stata amata. Ma sono anche stata respinta. Sono stata amata e non ho saputo ricambiare. Però ho gridato e saltato per gioia, ho vissuto d'amore e fatto giuramenti eterni. Ma neanche rotti molti. Pianto ascoltando musica e guardando fotografie. Ho chiamato solo per ascoltare una voce, mi sono innamorata per un sorriso. Ho pensato di poter morire di nostalgia e ho avuto paura di perdere qualcuno di speciale ed ho finito per perderlo. Però sono sopravvissuta, sono ancora viva, non mi stanco della vita e nemmeno tu devi stancartene. Vivi. Combattere con determinazione è un bene. Abbracciare la vita è vivere con passione. Perdere con classe e vincere con audacia, perché il mondo appartiene a chi osa e la vita è troppo bella per essere insignificante. Eccoci qui. Esattamente un anno dopo lo scoppio di una pandemia globale e inaspettata, ma che inconsciamente ci ha stravolto la vita. Giustamente voi penserete, vabbè, ormai le cose si saranno risolte. Sarete sicuramente riusciti a tornare a scuola in sicurezza. Avrete sicuramente abbandonato la TAD. Beh, l'unica risposta che posso darvi è un grande e potente no. Niente è andato come tutti pensavamo, o perlomeno come tutti speravamo. Ok, lo ammetto, noi studenti siamo stati i primi a girare a fine febbraio per la didattica a distanza. In fondo era una novità, ci potevamo svegliare più tardi, seguire le lezioni più comodamente. E se ve la devo dire tutta, anche le interrogazioni e le verifiche erano molto più semplici. Però, ad oggi, penso di poter dire a nome di quasi tutti gli studenti, basta. Basta perché rivoglio l'ansia condivisa con la mia compagna di banco prima dell'interrogazione. Basta perché rivoglio gli sguardi prima dell'interrogazione. Basta perché rivoglio uscire a camminare per i corridoi e ridere a squarciagola. Basta perché rivoglio fare le cazzate insieme ai miei compagni di classe. Basta perché questo mi ha tolto tantissime cose che non torneranno mai. Basta perché rivoglio semplicemente la mia vita di prima. Lo troveremo, sì, il nostro bacio. Sarà sul letto di nubi, di cristalli o di braci. Sarà fra un minuto, o domani, o nel secolo futuro, o proprio all'estrema soglia di mai. Vivi, morti, lo sai? Con la tua carne e la mia, con il mio nome ed il tuo. Ma forse dovrà essere con altre labbra, con altri nomi. E dopo secoli, ciò che oggi vuole essere qui, sin da ora, non lo sappiamo. Sappiamo che sarà. Che in qualche cosa sì, e in qualcuno si dovrà realizzare questo amore inventato, senza terra né data dove posarsi ora. Il grande amore sospeso. Ebbene sì, avevate ragione. Tutto questo era pura finzione. Una grande messa in scena finanziata da Big Pharma e scuri miliardari. Ma non solo. Anche registi e scenografi ingaggiati per le nostre oscure trame. Migliaia di famiglie formate e pagate per fingere di aver perso un loro caro, con tanto da rifargli il dolore. Finti reparti Covid, migliaia di ventilatori comprati e mai usati, anche gli infermieri morti in realtà sono vivi, anch'essi pagati. Avevate proprio ragione, i nostri oscuri piani per ingannarvi non sono riusciti, avete vinto voi. Stasera che famo? Sono parole che ormai non trovo più sul vocabolario. È riposto lì da quando la sera non si può più uscire. Mandare un vocale a tutti gli amici e chiedere: ma sei liberato un posto in macchina? E girare di notte tutta la città per tornare a sognare, ridere, arrabbiarsi, volare, innamorare, sperare. Regà, io ci sono, ma la macchina non la prendo. Non vi preoccupate, sono a Stemio, guido io. Insomma, stasera che famo? Lo sa solo Dio. Io ci sono, 5 minuti, mi preparo e mi vesto. Ah, ma io esco, sì, ma vedi tornare presto.
Abbiamo già deciso il posto, sono 3 ore che stiamo litigando per decidere dove andare a mangiare. Ma un posto vale l'altro, accendi questa macchina e partiamo. Io stasera, regà, mi voglio innamorare. Non c'era pandemia che ci fermava, solo noi, una birra e la testa che viaggiava. Stasera che famo? Andiamo allo stadio in curva con tutta quella gente. Oh, ma che ha segnato? Regà, ma io non ho visto niente. Stasera che famo? Andiamo al cinema, a teatro, che film ci vediamo? Ma non lo so, io intanto il biglietto l'ho preso. Stasera che famo? Oh, qua dobbiamo prenotare. Ma che dici, con sto taglio in discoteca ci faranno entrare. Stasera che famo? Voglio vedere un concerto con te vicino. Stasera che famo? Ricaso alle 4, cornettone. E alla fine sdraiarsi per terra a guardare le stelle. Ma voi, ve le ricordavate così belle? Stasera che famo? Non era una domanda a caso, ma uno stato d'animo, il modo in cui viaggiavamo. In questo momento siamo la parte della società dimenticata da tutti. Sì, perché gli adulti pensano solo al lavoro, al fatto che le cose vanno male. Poi si pensa ai bambini che stanno crescendo in casa. E poi si pensa agli anziani, che sono la categoria più a rischio. Tutto giusto, sono d'accordo. Ma chi pensa a noi? Se ci lamentiamo ci viene detto che ci sono problemi più grandi e che stiamo ingigantendo le cose. Ma in questo momento della nostra vita dovremmo essere sgridati se torniamo a casa dopo essere stati ad una festa, aver bevuto ed aver baciato sconosciuti, e non essere sgridati perché siamo semplicemente esauriti. Stai mangiando troppo, mangi troppo poco, studia di più, ma impegnati e poi staccati da quel telefono. Perché mai dovrei staccarmi dai social network quando sono l'unico posto in cui qualcuno mi capisce? Perché il problema non siamo noi giovani che non abbiamo voce. Noi urliamo con tutto il fiato che abbiamo in corpo. Siete voi che non volete ascoltarci. Siamo soli. Non sappiamo se e quando potremo tornare a vivere la nostra adolescenza. Ma in tutto ciò l'importante è andare bene a scuola, no? Che vita è come questa, se piena di impegni non abbiamo tempo per fermarci a mirare, né per sostare sotto i rami e fissare a lungo, come pecore o mucche, né per vedere, passando tra boschi, scoiattoli che nascondono le loro noci nell'erba, né per osservare in pieno giorno ruscelli pieni di stelle come cieli di notte, né per voltarci verso la bellezza e ammirare i suoi piedi che sanno danzare, né per aspettare che la sua bocca completi il sorriso che le parte dagli occhi. Una povera vita è questa, se piena di impegni, non abbiamo tempo per fermarci a guardare. Chissà se un giorno butteremo le maschere che portiamo sul volto senza saperlo. Per questo è tanto difficile identificare gli uomini che incontriamo. Forse fra i tanti, fra i milioni, c'è quello in cui viso e maschera coincidono. E lui solo potrebbe dirci la parola che attendiamo da sempre. Ma è probabile che egli stesso non sappia il suo privilegio. Chi l'ha saputo, se uno ne fu mai, pagò il suo dono con balbuzie o peggio. Non valeva la pena di trovarlo. Il suo nome fu sempre impronunciabile, per le cause non solo di fonetica. La scienza ha ben altro da fare, o da non fare. Beh, hai vinto di nuovo tu, virus. Ti concedo questa prima vittoria, ma sappi che questa sarà l'ultima battaglia decisiva e che la vinceremo noi. Sì, ovvio, abbiamo ancora paura di te, delle tue varianti, che stanno minacciando ancora di più il nostro vivere. Ma non sai una cosa, virus. Noi abbiamo l'arma più potente al mondo, la speranza. Noi abbiamo l'esercito più forte al mondo, i medici. Ti hanno imparato a come distruggerti, e ogni volta che cercherà di infonderti sempre di più ti bloccheranno e rimarrai soltanto un brutto ricordo. Ovvio, tu dirai, ho reso il mondo debole, tra lockdown, attività fallite, scuole chiuse, la libertà ormai non c'è da più di un anno. Sì, è giusto, è tutto vero, ma non ci fai più paura. L'anno scorso ci hai preso la sprovvista, non sapevamo chi eri, le conseguenze che avresti portato, le morti che avresti causato. Ma una cosa non te l'aspettavi, la solidarietà, la speranza di tornare ad una vita come prima, i flash mob, e ce la faremmo, gli andrà tutto bene, il lavorare insieme. No, tutto questo non te l'aspettavi, ed è con questo che noi ti distruggeremo,
perché al diavolo il virus, al diavolo le varianti, se tu che dovevi avere paura di noi, e noi ti sconfiggeremo.